Aprono i cieli soltanto per lei, è accolta la Vergine Madre nell'eternità. E da quel giorno per sempre sarà regina del cielo e stella del mare, un cuore di madre che batte per noi, difesa e consiglio per i figli suoi, lei nostro rifugio e nostra speranza. Pace e gioia a tutti, fratelli e sorelle. Buona solennità dell'Assunzione di Maria al cielo. Oggi la Chiesa canta la gloria di Maria proprio nel cuore dell'estate. La Chiesa ci invita a contemplare Maria assunta in anima e corpo al cielo. Una solennità molto bella, una delle feste principali della Madonna, appunto in cui contempliamo questo grande privilegio di Maria. Maria che, dopo aver terminato il suo pellegrinaggio terreno, ecco, viene assunta nella gloria, in anima e corpo. Però un errore che spesso facciamo quando ci rapportiamo alle feste mariane, e quindi anche ai dogmi mariani, come l'Assunzione di Maria, è quello di pensare che questo è qualcosa che riguarda Maria, questo privilegio come qualcosa che riguarda solo lei, e quindi che non tocca la nostra vita. In realtà la Chiesa ci insegna, anche alla luce della parola di Dio, che l'esperienza che ha vissuto Maria è l'esperienza che saremo chiamati a vivere tutti noi quando, alla fine dei tempi, ecco, risorgeremo con il nostro corpo. Una festa quindi che ci fa guardare con speranza verso, ecco, il futuro. Una festa che ci fa contemplare anche la grande dignità che Dio dà all'uomo, tanto da innalzarlo nella gloria. Questa festa certamente sì, ci fa guardare a Maria nella gloria, però ecco, dobbiamo guardare a Maria non semplicemente come la madre di Dio, come qualcuno lontano da noi, da lodare, da acclamare, ma Maria non dobbiamo mai dimenticare che è la nostra maestra. È la via più sicura che ci conduce a Gesù. Maria è colei che siamo chiamati ad imitare. Diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort, il più grande, ecco, mariano della storia della Chiesa, che la vera devozione a Maria sta proprio nell'imitarla. Non basta semplicemente lodare Maria, cantare le sue lodi, ma dobbiamo, se siamo veramente figli di Maria, devoti di Maria, imitare il suo esempio. E oggi la parola di Dio ci dice una cosa molto importante, ci fa, ecco, contemplare il mistero della visitazione di Maria ed Elisabetta. E ad un certo punto Elisabetta, quando saluta Maria, la saluta dicendola, chiamandola beata, non solo perché porta nel grembo il figlio di Dio, ma è beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Maria è grande sì perché è la madre di Dio, perché è l'Immacolata, perché è l'Assunta, ma Maria è grande anzitutto perché è la donna della fede, perché Maria ha creduto nella parola di Dio. Maria si è messa in ascolto della parola di Dio, della voce di Dio che la chiamava ad un progetto grande. Maria ha creduto a quella parola, nonostante le tante difficoltà che ha vissuto nella sua vita. Si è fidata di quella parola, si è abbandonata a quella parola con fiducia, credendo che la sua vita era nelle mani di Dio, nelle mani di un Dio che è amore, che si prende cura di noi. Ecco perché Maria è grande. E Maria oggi insegna a noi proprio questo, la via della fede. Ci insegna che siamo chiamati alla gloria, siamo chiamati al cielo, al paradiso, siamo chiamati, ecco, a contemplare, ecco, quello che sarà la nostra, il nostro futuro. Dio ci ha creati per il cielo, non siamo stati creati per la terra, noi siamo in pellegrinaggio verso la patria del cielo, verso una meta ben precisa, il paradiso, il cielo.
E in questo cammino Maria ci accompagna, Maria ci precede, Maria ci sostiene con la sua intercessione, Maria ci insegna la via da percorrere, che è la via della fede, la via dell'abbandono alla volontà del Signore, con fiducia, metterci in ascolto della voce del Signore, metterci in ascolto della sua parola, fidarci di questa parola, credere in questa parola e osservarla, metterla in pratica. Ecco la via che ci conduce alla santità. Allora, in questo giorno di festa vogliamo ringraziare il Signore per il dono di Maria nella nostra vita, per il dono di Maria nella Chiesa, nella vita della Chiesa, perché lei ci sostiene, ci accompagna con la sua intercessione, perché lei si prende cura di noi, perché lei non ci lascia soli. Anche quando noi cadiamo per le nostre fragilità, per le nostre debolezze, lei è una mamma che è subito pronta a rialzarci con amore, perché il suo più grande desiderio è vederci tutti in paradiso, a godere con lei nella gloria del cielo. Ecco, allora veramente vogliamo ringraziare il Signore per il dono di Maria, per il dono di Maria nella nostra vita, nella vita della Chiesa. Preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo Figlio, unigenito, fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile. Per sua intercessione fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona festa dell'Assunta a tutti voi!